la prima gara a Suzuka, io, vabbè, lui non mi faceva passare, io ero più veloce, ho cercato di passarlo all'esterno all'uscita dell'ultima S e lui mi ha dato una gomitata apposta e mi ha buttato nella terra a più di 200 all'ora. E a Suzuka ci sono 3 metri di erba e poi c'è il muro. Valentino Rossi e Max Biaggi si toccano. Io penso sempre che lui, che quello è stato quasi un tentato omicidio, ecco. Valentino Rossi mette 2 ruote sull'erba. Al gesto scorretto del rivale, Valentino risponde prima alzando il dito medio, poi vincendo il Gran Premio. Vince Valentino Rossi, conquista la vittoria. Dopo gli scontri di Suzuka, la rivalità ci mette poco a trasferirsi dalla pista alla carta stampata. Il giorno dopo di Suzuka, addirittura i giornali avevano messo e avevano fatto sembrare quasi più grave il mio dito che gli ho fatto dopo, che lui che mi aveva provato a buttare fuori, che invece lui mi ha fatto rischiare la vita. L'importanza gliela davano gli altri, comunque i media ci giocavano molto su questa cosa. Biaggi aveva un sacco di giornalisti di Roma che erano dei suoi tifosi, invece io non ero di Roma, cioè non sono di Roma, e quindi ce li avevo un po' tutti contro. Valentino saluta il pubblico.